Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. In questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile parleremo del rapporto che c'è tra il coronavirus, la malattia Covid e gli occhi. Sappiamo che gli occhi dopo il naso e la bocca sono la terza via, la terza porta d'accesso del virus per entrare nel nostro corpo. Sappiamo altresì, a proposito di terza via, ricordo che abbiamo dedicato l'anno scorso proprio una puntata speciale di questa trasmissione a questo specifico argomento. Dicevo, sappiamo anche che attraverso le secrezioni oculari gli occhi potrebbero essere fonte di contagio. Ma che conseguenze dirette ci sono tra la malattia e gli occhi? Soprattutto, che conseguenze impropriamente dette indirette ci potrebbero essere tra la malattia e i nostri occhi? E mi spiego meglio perché su questo argomento vi stresseremo fino alle 22:30. Nell'ultimo anno, dall'inizio della pandemia, ci si è concentrati soprattutto, giustamente o ingiustamente, sul Covid. Tutto questo che cosa ha comportato? Ha comportato che sono state rinviate cure, visite di controlli, sono stati annullati interventi chirurgici, sono stati rimandati degli screening. Con quali conseguenze indirette in questo caso per le patologie oculari, soprattutto per i pazienti che soffrono di patologie oculari? Lo chiederemo al nostro graditissimo ospite, che vi presento subito. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Leonardo Mastropasqua. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Parlo Come sta? adesso bene. La vedo ancora con i segni della mascherina sul volto. Io vivo con la doppia Con mascherina, la dalla doppia mattina alla mascherina. sera la tocco mai, e non Stia bisogna toglierla mai, non mai, mai, mai. un'ora e mezza nei nostri studi che sono Ma stati. perché lei mi ha garantito la totale sicurezza. Mano sul fuoco, mano sul cuore. Altrimenti mi metto la mascherina e parlo con la mascherina senza pietà. Professor Leonardo Mastropasqua, direttore della clinica oftalmologica Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, è il centro diretto dal professor Mastropasqua, è centro regionale di eccellenza in oftalmologia e direttore del CNAT, il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oculistica. Intanto le chiedo, da rappresentante del mondo della scienza, non le chiedo di tramutarsi, di diventare un epidemiologo, virologo, infettivologo, però un'idea di tutto quello che sta succedendo, soprattutto in questo periodo, con questa recrudescenza di casi e questo dilagare delle varianti. Che idea si è fatta, professore? È un dramma, bisogna affrontarlo con la massima serietà e con la massima sicurezza. Guardi i morti, guardi le persone che abbiamo, a prescindere dalle infezioni e dalla diffusione. Io guardo sempre due parametri fondamentali: la rianimazione, la gente che è in rianimazione, in terapia intensiva, e i morti, e i ricoverati anche, però questi sono dati che. Sono dati sintetici, realistici, è un dramma, è una cosa da affrontare, è una pandemia da affrontare con la massima attenzione. Restare a casa, vaccino e mascherina Certo, a galla. là il problema è che dal punto di vista della prevenzione, vabbè, ci siamo, perché lo sappiamo che praticamente mascherina, distanziamento, lavarsi le mani, non fare assembramenti, tutte queste cose, stare a casa e tutto quello che stiamo facendo e che facciamo da tanto tempo. Ciononostante ci sono ancora tante persone incoscienti che girano, professore. Ci Purtroppo sì. siamo forse abituati a sentire ogni giorno 350, 400, 500 Ma non morti nei bisogna campi. abituarsi, eh. Non bisogna abituarsi perché l'abbiamo visto quest'estate, appena abbiamo tirato un pochino su, ci siamo un po' illusi e siamo riprecipitati a morire, quindi non bisogna mollare, è veramente un problema serio, è una cosa molto seria, affrontata molto bene dal punto di vista tecnico-scientifico, dal comitato tecnico-scientifico, nessun problema, però ovviamente non abbiamo una terapia specifica, adesso stanno venendo fuori anticorpi monoclonali, ma non abbiamo ancora letteratura in abbondanza, sappiamo che si
che può essere un passo avanti come terapia mirata nelle fasi non molto avanzate, ma in realtà una terapia specifica non ce l'abbiamo, certo. Abbiamo solamente ancora delle terapie, diciamo, non dico empiriche, ma che non sono mirate, non sono etologiche, insomma. Ecco. Però danno buoni risultati, perché cresce tutti non i c'è dubbio, il vero passo avanti è il vaccino, certo. Il vero passo avanti è il vaccino e quello un po' politico, perché non si riesce a far arrivare, speriamo che arrivi il più presto possibile, insomma. 608 nuovi casi oggi, casi di positivi oggi in Abruzzo, 37 decessi, non sono tutti di questa giornata. Ce ne sono stati di decessi nei giorni scorsi che sono stati registrati oggi, giovedì 11 marzo, un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra, un bollettino di guerra pesante, molto pesante. Questo deve far capire a chi ancora non ha capito o a chi spera di essere immune, non lo so, perché determinate situazioni non si possono vedere, cioè vedere gli assembramenti per strada e queste cose qui non è ipotizzabile, ecco. Perché non c'è bisogno che lo Stato sì, fa tutto quello che può, ma poi lo Stato siamo noi. Certo. E quindi ognuno di noi non è tollerabile. L'ultima, l'attività nel suo reparto. Massime precauzioni, immagino come state andando avanti tra visite di controllo e interventi chirurgici. Ma noi stiamo andando avanti bene perché praticamente abbiamo ovviamente adottato, perché la nostra regione ha imposto delle linee corrette, giuste, che noi stiamo seguendo e seguiamo la lettera, quindi abbiamo impostato questo, che è praticamente per i ricoveri ordinari, per tutti gli altri tamponi a tutti quanti, tamponati noi in continuazione, tutti i sanitari, tutti, infermieri, medici, paramedici, tutti, e in continuazione, vaccinati tutti quanti, e niente, abbiamo distanziato i pazienti, però abbiamo anche l'anno scorso avevamo 2000 visite che erano rimaste fuori per l'epidemia, le abbiamo recuperate tutte il 2 dicembre, ci è stato chiesto dalla ASL e noi le abbiamo fatte, 2000 visite, abbiamo recuperato 2000 visite in 3 mesi, nell'autunno-inverno, certo. Ultimo del 2020. Per quel che riguarda la chirurgia, abbiamo assolutamente coperto totalmente quelle che sono le urgenze, cioè ovviamente glaucomi, distacchi di retina, traumi, fori maculari, pacre maculari, tutte quelle che sono le problematiche, e anche per quel che riguarda le cataratte, con i dovuti distanziamenti stiamo operando anche cataratte, quindi praticamente stiamo lavorando bene, stiamo lavorando tutti i giorni in continuazione, facendo urgenze anche sabato e domenica, e quindi è un ringraziamento che io devo fare ai miei allievi, ai miei collaboratori, agli anestesisti e a tutto il personale che si impegna su questo, e anche agli amministrativi in modo particolare, perché comunque si sta lavorando bene. Torno da lei tra poco per parlare, come leggete in grafica, delle malattie oculari ai tempi del Covid-19. Prima, come ogni settimana, faccio la consueta irruzione sulle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto dall'inizio della pandemia dello scorso anno, all'inizio appunto di febbraio-marzo dello scorso anno. Perché facciamo questo? Per ricordare sempre a tutti che il personale sanitario, medici, paramedici, volontari, in ogni momento della giornata corre rischi serissimi nel prendersi cura di noi. Guardate questo elenco, aggiornato ad oggi sono 333 i medici che sono deceduti per contagio dall'inizio della pandemia. Un dato positivo, passatemi questa frase, è che dalla settimana scorsa ad oggi non c'è stato un ulteriore aumento. Anche la settimana scorsa i medici morti per contagio in tutta Italia erano 333. Ai medici vanno aggiunti gli infermieri e i farmacisti, stabile il numero anche degli infermieri, sono 81 ad oggi, è cresciuto invece di una unità il numero dei farmacisti, sono 27 deceduti per contagio dall'inizio della pandemia, l'ultimo c'è stato in questi giorni a Bologna. Permettetemi ora in questa sede di ricordare una persona che non c'è più ed è deceduta a causa del Covid, una persona speciale,
un ospite, ma soprattutto un amico di questa trasmissione, un amico personale, l'ingegnere Lino Prezioso, 71 anni, fondatore e titolare della LACI di San Giovanni Teatino, azienda specializzata nelle analisi chimico-fisiche che si occupava anche di testare e verificare la qualità delle mascherine utilizzate come dispositivi di protezione individuale. E in questa veste l'abbiamo ospitato più volte, lo state vedendo in una delle ultime sue apparizioni qui a Medicina Face. L'ingegner Prezioso si è ammalato agli inizi di febbraio, per un mese ha lottato come un leone contro la terribile malattia, purtroppo non ce l'ha fatta. Un fortissimo abbraccio alla figlia Emanuela, che mi ha aiutato tantissimo nelle trasmissioni in cui è stato ospite il suo papà, e sentite condoglianze a tutta la famiglia Preziosa. Ciao Lino, ci mancherai tantissimo. La pagina della solidarietà: questa settimana vogliamo sostenere l'iniziativa dell'associazione Progetto Noemi, l'associazione che porta il nome di Noemi, la bimba di Guardia Grele che fin dalla nascita combatte contro la SMA 1, l'atrofia muscolare spinale, una terribile malattia neurodegenerativa. Anche quest'anno l'associazione Progetto Noemi ha lanciato la Pasqua solidale con le uova di cioccolata fondente o al latte, donazione minima 10 euro per perseguire obiettivi a sostegno di famiglie con disabilità pediatrica. Per chi è interessato può contattare l'associazione su Facebook e Instagram, oppure scrivere all'indirizzo info@progettonoemi.com. Ve lo ripeto, info@progettonoemi.com. In redazione anche questa settimana, e la ringrazio di cuore, c'è la collega Gigliola Edmondo, che sarà a vostra disposizione per le eventuali telefonate o mail per il nostro ospite, il professor Mastro Pasqua. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. In regia c'è Francesco Specchiulli e siamo prontissimi come sempre a ricevere le telefonate. I numeri da comporre sono già in sovrimpressione: 0871 e il prefisso 5873230, 5873 5. L'indirizzo email è salute@rete8.it. stanno già arrivando le email e poi tra poco le leggeremo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco. Vado al professor Mastro Pasqua. Allora professore, come presidente nazionale della SOU, la Società Oftalmologica Universitaria Italiana, lei ha condiviso e rilanciato il grido d'allarme di diverse società scientifiche e associazioni. L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha interrotto tantissimo, percorsi di cura di tante patologie croniche, tra cui quelle oftalmologiche. Che cosa si può fare per recuperare, non dico un anno di tempo perduto, però per cercare di recuperare tutti questi pazienti che magari si sono visti anche aggravare le loro condizioni cliniche? No, il problema è che non si muore solo di Covid, purtroppo il Covid fa morire, ma non ha fermato le altre malattie che continuano ad andare avanti normalmente. E questo è un grosso problema, perché ovviamente gli ospedali sono pieni di Covid, c'è uno spostamento di personale medico e paramedico verso il Covid, e quindi ci sono delle aree lasciate libere che creano dei grossi problemi. Perché i problemi sono due fondamentalmente. Il primo problema è quello che vi dicevo, dello spostamento dell'interesse del personale sulla malattia. I posti letto che sono pieni per il Covid, e poi si aggiunge della gente che ha paura ad andare in ospedale, ad andare negli ospedali, e quindi gente che ha delle malattie croniche, che devono fare dei controlli di routine ogni settimana, ogni mese, ogni 6 mesi o quello che ci pare, non ci vanno, trascurano, e questo crea dei grossissimi problemi. E per quel che riguarda l'oculistica, ci sono delle situazioni molto serie, cioè sono degli interventi salvavista che praticamente sono trascurati. E quali sono? Perché bisogna focalizzare affinché i telespettatori possano poi capire quello che devono fare e prendere la strada giusta e corretta.
Quali sono queste problematiche? In primo luogo il diabete, poi abbiamo la maculopatia senile, poi abbiamo il glaucoma, che è l'altra patologia, e queste sono le patologie direi più importanti, poi tutte le patologie retiniche che possono essere evolutive, ma in modo particolare dobbiamo focalizzarci su questo. Ultimo ma non ultimo anche la cataratta, perché se lei vede quelli che sono i dati sui quali io parlerò, su quelli che sono i dati di associazioni nazionali e quindi dati certificati, non su dati diciamo pressappochisti, ma io direi che seguiamo quelli della Società Oftalmologica Italiana e i dati di Federanziani, e noi sappiamo per esempio che quest'anno abbiamo operato in Italia la metà delle cataratte, da 600.000 l'anno nel nostro paese 300.000. Adesso la cataratta non è una patologia da trascurare, perché il paziente anziano che non vede ha portato poi ad un aumento dell'8% delle fratture di femore, perché la gente cade perché non vede e quindi è peggiorato anche questo, primo. Poi andiamo invece a quelli che sono gli interventi salvavita, che si è visto che ne sono stati praticamente, i dati vanno da 2 milioni a 1 milione e mezzo di meno dell'anno precedente, parliamo del 2020 versus il 2019 e il 2018, quindi abbiamo praticamente una riduzione di questi interventi che fa paura. E in modo particolare, per esempio, prendiamo il diabete. Noi sappiamo che il diabete è un'epidemia ormai, in Italia abbiamo una serie di pazienti che vanno intorno ai 4 milioni di diabetici, sappiamo che di questi diabetici il 35-40% può avere la retinopatia diabetica. E viceversa, molti pazienti che hanno patologia diabetica non diagnosticata, viene diagnosticata guardando il fondo dell'occhio, perché il problema è quello che il fondo dell'occhio, guardare l'occhio, è molto importante anche per tutte le patologie che vanno al di là dell'occhio, perché è trasparente. Questo concetto va stressato, è l'unica parte dell'organismo trasparente dove io riesco praticamente a vedere in diretta i vasi, i nervi, e quindi risalgo da come si trovano anche agli altri vasi, agli altri nervi, che secondo l'organismo. Cioè, lei, caro dottore, è come se avesse un torace trasparente, lei capisce? No, avere un torace trasparente sarebbe fantastico, magari, perché potremmo riuscire a vedere i nostri organi che sono nel torace attraverso la trasparenza. Bene, dell'occhio la vede, vede la retina, vede i vasi, vede i nervi e può risalire alle patologie. E per esempio il diabete è una di queste, perché capire come stanno le coronarie, capire come stanno i vasi nel paziente diabetico è molto importante, guardare il fondo dell'occhio. E quindi già ti fai un orientamento e capisci, facendo un follow up, cioè seguendo il paziente poi nel tempo, se il diabete peggiora oppure no, se il diabete è ben bilanciato oppure no, se il paziente segue quelli che sono i canoni che il diabetologo gli ha dato oppure no, per quel che riguarda il diabete sistemico. Per quel che riguarda l'occhio invece è un bel problema, perché la retinopatia diabetica inizialmente è assolutamente asintomatica, cioè non dà nessun sintomo. Quando cominciano i primi segni di diabete dentro l'occhio non abbiamo nessun sintomo, e ovviamente noi diciamo al paziente che gli facciamo questo, che si chiama retinopatia diabetica iniziale o background, come le pare, diciamo, va bene, fra 6 mesi fai un controllo, poi lo rifai fra un anno, e quindi ci sono dei controlli scadenziati per capire se questa va avanti, perché se va avanti io devo intervenire, devo bloccarla attraverso le punture dentro l'occhio di anti-VEGF, attraverso degli altri sistemi che posso usare, dei device che metto dentro l'occhio, oppure attraverso il laser. Cioè ho una serie di possibilità e di armi oggi per rallentare, per fermare questa situazione e evitare la cecità, perché la retinopatia diabetica, se lasciata a se stessa, porta alla cecità. Quindi capisce, le ho fatto il primo esempio, di pazienti che se hanno paura di andare in ospedale o se non possono arrivare perché purtroppo ci si è impegnati su altri fronti e non si ha il tempo o la possibilità di poter vedere questi pazienti, il rischio è questo.
Allora, credo mi fa segno Gigliola dalla redazione che c'è una prima telefonata per il professor Mastro Pasqua. Torneremo appunto sull'interruzione dei percorsi di cura e anche e soprattutto che cosa si può fare per recuperare tutte queste visite che sono saltate, queste cure, questi interventi chirurgici. Intanto diamo spazio volentieri alla prima telefonata della serata. Pronto alle 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Siamo da Pescara. Prego, buonasera. Mi chiamo Eugenio. Buonasera, Eugenio. Buonasera, volevo porre una domanda al professor Mastro Pasqua. Sì. Si tratta di, io sono stato in cura presso il centro Retina di Ceti fino al 2016 ed ero un assistito proprio del professore. L'equipe c'era la dottoressa Pinto, il dottor Borrelli e il dottor Palmieri. Sì, vabbè, magari non Ora, rifacciamo i nomi per cortesia. no, mi scusi, la domanda è questa qui. La Sì. domanda è questa. Da allora sono passati 5 anni, io sto prendendo ogni mese, e me lo consigliarono lì a Chieti, un integratore che si chiama Resvega, che mi ha portato molto, mi ha dato molto bene per la retina. Volevo sapere dal professore, devo continuare a prendere questo integratore? Perché io lo prendo 20 giorni, una capsula al giorno, tutto l'anno praticamente. Infatti gli allievi del professore mi consigliavano, dicevano, lo devi prendere per tutta la vita. Quindi era soltanto la mia domanda, devo continuare a prenderlo perché... Allora, Ecco, resti in perché linea non... perché se il professore deve fare qualche domanda, così almeno riuscite a interagire. Professore. Gli integratori sono integratori, la parola stessa lo dice, integrano, ma la cosa più importante è quello che lei faccia, dei controlli almeno semestrali della sua retina presso il suo oculista di fiducia o presso la struttura dove vuole lei, perché devono controllare come evolve la sua retinopatia diabetica. Punto. Questa è la cosa più importante. Poi sarà l'oculista, alla luce di quello che vede e che trova, a decidere quella che è la cosa migliore da fare. Va bene, Va professore, va bene? bene. Sì, va bene, professore, la ringrazio della Di sua niente. risposta. Grazie a lei. E segua i consigli del professor Mastro Pasqua. Torniamo ai nostri percorsi di cura. Come si possono recuperare, Ma professore, queste situazioni? il problema, Poi intanto, vedremo anche dei casi perché lei sì, ci ha portato. intanto prima di vedere come si possono recuperare, vediamo di dire a mio parere quali sono le altre problematiche che trascurate, che sono state trascurate, che possono essere trascurate e che danno problemi. Per esempio la maculopatia legata all'età, quella senile. Noi sappiamo che è molto diffusa, sappiamo che c'è una diffusione enorme. Dopo i 70 anni uno su tre può avere la maculopatia e anche prima può cominciare ai 55 anni e quindi è molto importante che chi ha la maculopatia debba essere seguito, deve essere seguito con delle cadenze che stabilisce l'oculista, fare degli esami tipo l'OCT o l'OCTA, insomma, essere seguito perché possono partire dei neovasi e questi neovasi vanno subito chiusi, vanno subito ammazzati. Oggi abbiamo le armi per farlo, che sono le anti-VEGF, che sono delle punture che si fanno dentro l'occhio, le cosiddette intravitreali, però se noi le trascuriamo, questi neovasi partono, sanguinano, cicatrizzano, ma la cosa più importante è che quello che hai perso nella retinopatia diabetica e nella maculopatia non lo recuperi più. Quindi le cellule morte non le fai rinascere, quindi quello che hai perso non lo recuperi più e questo è molto importante. Mentre la cataratta, se la cataratta va avanti, poi quando la operi, togli il cristallino opaco, metti il cristallino trasparente artificiale e recuperi, quindi il tempo fa peggiorare la cataratta, ma è una cecità recuperabile. Invece nella retinopatia diabetica e nella maculopatia legata all'età, no. Quello che hai perso, per cui è molto importante fare questi controlli. Quindi sfatare, vincere la paura di recarsi in ospedale e fare questi controlli. Altra telefonata per il professor Mastro Pasqua. Pronto, Rete 8? Pronto? Buonasera, io Sì, signora, buonasera, da dove sono chiama? Valentina, chiamo da Chieti. Sì, buonasera. Volevamo sapere se un soggetto che ha contratto Covid si può operare alla cataratta.
cioè se ci possono essere eventuali complicazioni. Sì, resta in linea, professore. No, nessuna, l'essenziale è che il Covid sia passato, che abbia fatto un doppio tampone, che il Covid sia passato. Tampone molecolare. Tampone molecolare, ovviamente, non si discute, che abbia fatto il tampone molecolare, quindi una volta che fa, come tutti gli altri pazienti, una volta fatto il tampone, il Covid non ha nessuna influenza, il Covid avuto non ha nessuna influenza su quello che è l'esito della chirurgia. E quindi praticamente niente, la chirurgia è quella, punto e basta. Ha molto più importante il chirurgo che lo opera che il Covid. Il Covid non ha nessuna importanza. È più a rischio, professor sì, Mastro. Perfetto. A posto così? I tempi d'attesa sono lunghi? No, non sono lunghi, ma adesso consideri anche la cosa, che col Covid noi abbiamo dovuto dilatare i tempi, prima i pazienti arrivavano, venivano visti, sistemati tutti quanti, adesso invece devono arrivare ogni ora, perché sono stati allungati, perché non si possono incontrare, quindi è chiaro che i tempi adesso un po' si sono allungati, ma la prima cosa che dobbiamo fare noi è badare alla salute della gente, e nel caso della cataratta consideri che è una patologia importante, le ho detto, che va assolutamente operata per evitare che il paziente non veda e possa avere dei traumi, però rispetto alle patologie che ho detto prima che riguardano la retina, tipo il diabete o la maculopatia senile, la cataratta se aspetta un altro pochino non cambia, mentre quelle altre patologie non possono aspettare. La nostra amica di Chieti è a posto così. Perfetto, grazie mille. A posto, grazie. Arrivederci. Buonasera. Altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì. Sono Giuliana e chiamo da Teramo. Buonasera Giuliana. Volevo fare una domanda. Prego. Al professore. Volevo chiedere, io ho una figlia che ha 44 anni e soffro di maculopatia miopica aggressiva. Attualmente ha fatto 3 punture, però sembra di svegliarsi. Ci sta qualche altra cosa, qualche altra cura più, oppure qualche sistema più avanzata? Sì. Oltre a queste punture? Sì, resti in linea. Anche che questa è molto giovane. Resti in linea, signora professore. Allora, se ho ben capito, c'è la maculopatia miopica e miope elevato, e ovviamente sì. In questo caso la prima cosa da fare sono l'anti-VEGF, che sono le punture che sta facendo. Esiste anche la possibilità di poter fare, in questo caso nella miopica, la PDT, che è un laser particolare a bassa affluenza che si fa, però sicuramente se il suo oculista le ha detto di fare l'anti-VEGF vuol dire che quello va fatto, quindi la terapia corretta è quella che le ha dato il suo oculista, e la puntura che ha fatto è giusto, era giusto fare quelle punture. Poi se lei mi chiede se esistono anche altre situazioni, esistono delle situazioni di laser terapia, tipo quella che le ho detto, la fotodinamica a bassa affluenza, però ovviamente lasci al suo oculista decidere, perché non è una cosa che si può, io le dico quella che la letteratura oggi dice, però ovviamente poi è specifica quella che è la terapia per ogni paziente, perché siamo uno diverso dall'altro, grazie a Dio, e quindi in pratica quello che le ha detto il suo oculista è corretto, quindi ha fatto bene a fare quello, continui a farsi frequenti controlli, e sarà il suo oculista stesso a dirle se continuare le punture, se fermarsi o se fare altre terapie. Bene, queste punture per quanto tempo si possono fare? Ma non ha importanza, le punture non esistono, non c'è un limite, capisce? La cosa più importante è controllare che non ci siano neovasi, che questi neovasi siano distrutti, perché sono quelli che poi sanguinano, creano la cicatrice, distruggono quella parte di retina, siccome il trapianto di retina non esiste, a quel punto lì poi non possiamo, perdiamo quella parte di vista legata a quella retina che ha cicatrizzato, che non la recupereremo più. Comunque eventualmente ci abbiamo una visita prenotata nel suo studio a giugno, vediamo. Ma tanto lei dove sta? Lei dove abita? A Teramo. A Teramo sono bravissimi, sono tutti gli oculisti di Teramo, io li conosco tutti, sono tutti bravissimi, non bravi, bravissimi. No, siccome Chieti è un centro proprio Mastro Pasqua, è il numero uno. Vogliono venire da lei, cioè hanno la visita prenotata per giugno, prof. Signora, quando andrà dal professor Mastro Pasqua, dica, se lo ricorda, io sono quella telespettatrice che aveva telefonato durante la trasmissione di Rete 8, poi mi faccia sapere se la tratta bene però, eh.
Sì. Ma già ci sono stata per mio marito, già ci sono stata altre volte. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie, arrivederci, buonasera. Buonasera a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Siamo da Lanciano. Buonasera. Io non so se definirla una malattia oculare, però avrei bisogno proprio di una delucidazione. Ho un ragazzo che frequenta le medie e in questo periodo, come sapete, sono in didattica a distanza. Quindi il tempo che loro passano davanti a un terminale è molto lungo e spesso i compiti vengono poi seguiti lo stesso nel pomeriggio davanti a un terminale. Che cosa potrebbe suggerirci? Sì. Professore. Esiste, allora, attenzione, il computer non rovina la vista, la didattica a distanza non rovina la vista, e si chiamano video stress. Ovviamente, siccome l'immagine del computer non è un'immagine ferma, l'immagine del computer balla, anche se lei non si accorge perché oggi c'è una frequenza altissima, i computer specie di ultima generazione, però ovviamente muovendosi, e in più il paziente ha in stereo, si chiama, cioè agli occhi, lo studente, insomma, in questo caso suo figlio, ha gli occhi fissi sul computer. Quindi questa associazione tra l'immagine del computer più l'occhio fisso, che riduce l'ammiccamento frequente, crea una situazione che si chiama video stress, e ovviamente l'occhio si stanca. Oggi quello che è il consiglio che si dà è di stare 20 minuti al computer e alternare con un minuto con lo sguardo all'infinito, perché rilassa lo spasmo accomodativo. Quindi lei sta 20 minuti, guarda il computer, e poi per un minuto si stacca dal computer e guarda all'infinito. Un'altra possibilità, invece importante, è quella che il paziente, dopo 10 minuti che ha il computer, ha mal di testa, stanchezza degli occhi, quindi se non ha niente, c'ha l'occhio un po' stanco, è normale. Se invece dopo 10 minuti comincia a dire mezz'ora, ho mal di testa, non riesco a stare, e così, allora bisogna che il paziente faccia una visita oculistica. Perché? Non perché è una cosa grave, perché possa avere un astigmatismo, per esempio, o un vizio di rifrazione, un'ipermetropia, una miopia, un astigmatismo miopico non corretto, di basso livello, che il computer evidenzia. Quindi in questo caso il computer serve come test, cioè ha stressato e ha tirato fuori una situazione dovuta alla fatica del paziente, poi metterà un paio d'occhiali di riposo che gli dà l'oculista e risolve il suo problema. Però il video stress non è un problema, diciamo, che può creare dei grossi problemi agli occhi. Oggi sta venendo fuori, per essere preciso ancora di più, un discorso che in Giappone, in Cina in modo particolare, si è visto un aumento della miopia nei bambini, nei ragazzotti, che alcuni oculisti locali hanno attribuito all'uso dei videoterminali, che è molto diffuso, i telefonini, tutto quello che vuole. Però su questo non c'è certezza ancora. Quindi comunque possono lavorare in didattica a distanza con estrema tranquillità, seguendo le linee che io vi ho detto, senza paura di nulla. Nostra amica di Lanciano, altre domande? No, no, grazie. Grazie a lei. Professore, la luce dello schermo è importante? La luce anche dell'ambiente in cui... Sì, stressa. La banda blu della luce è una banda, diciamo, tossica per la retina, ma non è che praticamente... Cioè, anche lì hanno messo in dubbio, hanno tirato fuori l'ipotesi, alcune scuole internazionali, che potesse essere una delle cause della maculopatia senile, l'aver accumulato negli anni, però non c'è certezza, e quindi noi in realtà non sappiamo perché il paziente ha la maculopatia senile, perché se lo sapessimo l'avremmo risolta. E che magari fra qualche decennio, dopo aver accumulato tanti anni di smart working, forse si potrà avere qualche chiarezza in più sulla maculopatia? Probabilmente sì, questo è un periodo di grande video stress che potrebbe darci dei risultati prima volevamo anni, adesso la concentrazione di questo anno e mezzo, due anni, speriamo che finisca presto, di uso di computer continuativo potrebbe farci avanzare sicuramente, certo, quelle che sono delle ipotesi che poi diventano tesi su questo tipo di stimolazione visiva, che è praticamente lo schermo, lo smartphone e lo smart work. Grazie professore, do spazio a altre telefonate. Pronto Rete 8? Dottor Carfignani, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Sono Luciano e chiamo da Pescara. Buonasera Luciano, prego. Volevo approfittare della presenza di questo luminare del professor
Professor Marco Pasqua, sì, posso fare una domanda? Io ho subito un intervento di cataratta di natura traumatica dal professor Maduri a Bologna. Sì. Dovevo subire un certo tipo di intervento, poi invece mi è stato fatto una galatectomia radiale. Da quel momento, piano piano, mi è iniziato uno strabismo con l'occhio destro, con l'occhio operato di keratotomia, che adesso alla fine non ci vedo quasi più per niente, e perché mi è sceso anche la cataratta. Ma operando di cataratta, se fosse eventualmente possibile, c'è il rischio che mi si distoppi l'immagine, che io possa vedere l'occhio? Oppure sì, potrei tornare a vedere quei 4 decimi che vedevo prima? Allora, resta in linea, Luciano. Professore, da quello che mi dice, lei aveva un occhio che aveva due problemi, da quello che desumo, senza averla visitata. Il primo problema è che non l'ha visitato lei, ma che era una miopia, perché se aveva la cataratta, iniziale, da piccolino, da bambino ce l'aveva questa cataratta? È una fiondata che mi diede mio fratello quando ero piccolo. Quanti anni aveva? Avevo 8 anni, 9 anni. 8 anni già dovevo aver sviluppato l'apparato visivo, perché le cose preoccupanti sono quelle che avvengono nei primi 5, 6 anni, 3, 4 anni, più prima viene peggio è. Però comunque questa è la prima cosa. E poi, avendo fatto la keratotomia radiale, vuol dire che è una vecchia tecnica che non si fa più ormai da 20 anni, è una tecnica che però si usava allora si tagliava la cornea a fettine per ridurre la miopia. E quindi vuol dire che è un occhio molto miope, quindi è un occhio che aveva avuto la cataratta traumatica ed è un occhio molto miope, quindi aveva una situazione di tipo retinico, probabilmente compromessa. Allora, prima di poter, e poi dopodiché, quest'occhio non vedendo, quindi vuol dire che non vedeva, ha strabizzato. Quindi è un occhio che ha avuto la cataratta traumatica, è comunque un trauma che infantile, che ha avuto una keratotomia radiale, quindi era miope elevato, che ha strabizzato, quindi vuol dire che non vedeva, quindi è un occhio sicuramente compromesso. Allora, la cosa più importante qui, prima di fare qualsiasi cosa, perché ricordiamoci, come io dico ai miei allievi, prima di entrare in una stanza bisogna accendere la luce, perché altrimenti cadi e ti fai male. Quindi la prima cosa da fare è studiare l'occhio, fare un'ecografia, penso che l'avrà fatta, non lo so, quindi le parlo non conoscendo il caso, fare un'ecografia, fare un OCT se passa, per vedere bene come sta la retina, studiare il nervo ottico. Alla luce di questo, una volta che abbiamo valutato che la retina è attaccata, che è magari funzionante, quindi fare anche un elettroretinogramma e un PEV, e fare una serie di esami che studiano la morfologia e la funzionalità della retina e del nervo ottico. Una volta che abbiamo visto come funziona questa parte, che non è sostituibile, capisce? Questa parte, nervo ottico e retina, non si possono sostituire, non si possono trapiantare, o funzionano o non funzionano. Se queste strutture sono ancora funzionanti, ok, in quel caso si può prendere in considerazione un intervento di cataratta e di strabismo, anche in presenza di keratotomia radiale. Luciano, altre domande per il professor Mastro Pasqua? L'ultima domanda è quella che col passare a questi ultimi 2-3 anni, io su quest'occhio ho come un un panno bianco che a volte mi dà fastidio, cosa che non avevo 4-5 anni fa, riuscivo a vedere fino alla terza riga del lettore lì quando ti fanno perché la cataratta, che questo è possibile che sia la cataratta che è andata avanti, perché quella può probabilmente può essere anche un peggioramento della retina, questo non glielo posso dire, perché poi alla fine della fiera quello che riferisce come calo della vista è la sintesi di tutto l'occhio, quindi bisognerebbe scorporare le varie strutture oculari attraverso l'esame che io gli ho detto. Questo certamente, mi perdoni, non ci sono dubbi. Professore, l'ultima domanda le faccio capire. Ho fatto una visita, mi hanno detto che c'è della cataratta abbastanza matura, ma non conviene togliere, perché se andiamo a togliere quella cataratta, alla fine che succede? Che potrei rivederci quei 3-4 decimi. Ma vede dopo. Però
vedo doppio, mi si sdoppia l'immagine. Cioè sì, è vero. È vero, gli hanno detto bene, perché l'occhio è strabizzato, perché è strabico. Quindi bisognerebbe vedere se togliendo la cataratta e rimettendo gli occhi in asse, perché lei l'ha avuto a 8 anni il trauma, quindi a 8 anni dovrebbe già aver sviluppato il senso stereoscopico, anzi sicuramente lo ha già sviluppato, muovendo questo, quindi operando la cataratta e lo strabismo, si rimette e ritorna a vedere uno. Però così quanti anni ha lei? 72 quasi. Così direi che sono praticamente 66 anni, 64 anni che lei ha praticamente con quell'occhio non vede o vede poco. Lo strabismo da quanto tempo le è venuto? Ma guardi, lo strabismo saranno 7-8 anni fa. E io non vedeva doppio di... prima? No, assolutamente no. E allora è possibile che operando la cataratta e rimettendo diritti gli occhi riacquista la visione binoculare con il senso della profondità e non vede doppio? Quindi bisognerà fare il doppio intervento, cataratta e intervento di strabismo. Se fino a 6 anni fa non vedeva doppio, è possibile, lei ha il senso stereoscopico e la visione binoculare in atto, quindi è possibile recuperare. Grazie al nostro... Allora mi farò sentire. Grazie al nostro amico Luciano. Grazie Luciano a lei, bocca dottore. Al lupo. Altra telefonata. Buona serata. Buonasera a lei. Altra telefonata mi fa segno Gigliola. Pronto, rete 8? Pronto. Buonasera, sono Maria da Pescara. Buonasera Maria, prego. Volevo fare una domanda al professore. Mia madre soffre della sindrome di Sjögren da oltre 10 anni e si lamenta sempre per gli occhi secchi, ce l'ha sempre rossi e gli si stancano facile. Ha provato tutti i gel, tutte le gocce, le cose, però il problema non lo risolve. Non lo so se c'è qualche novità e cosa potrebbe fare. Grazie. Professore. La sindrome di Sjögren è una sindrome che può essere primaria o secondaria? Primaria vuol dire che... C'era l'occhio, punto e basta. Secondaria è legata a delle problematiche di tipo reumatico, connettivopatie o sindromi reumatiche o patologie del connettivo. Quindi questa è la prima cosa. Quindi bisogna escludere che sia legata a queste patologie, perché? Perché se è legata a quelle patologie vanno curate quelle patologie per ridurre la sindrome di Sjögren. Per quel che riguarda invece la sindrome di Sjögren primaria, oppure una sindrome di Sjögren con occhio secco che non riesce a bilanciare in nessuna maniera, la mia domanda è se ha mai usato la ciclosporina. Penso di no, perché... In questo caso un farmaco che va associato assolutamente alle lacrime artificiali, l'acido ialuronico che usa normalmente in tutti i pazienti, che può migliorare questa situazione, è la ciclosporina, che adesso è praticamente da pochissimo tempo in commercio. A posto così la nostra amica di Pescara? Ok, grazie al professore, buonasera. Buonasera grazie. Signora. Vado da Gigliola, erano arrivate delle mail per il professore, sì, così andiamo avanti, così poi facciamo vedere dei casi e vediamo anche come li possiamo risolvere. Vediamo questa... c'è il telefono. Sì, rispondo al telefono. Rispondi al telefono, ok. Allora, no, aspetta, non ti sentiamo. Sì. Vai. Eccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa, ma intanto chiedo al professore, perché ci scrive Leoncino da Chieti, scrive: sono un suo paziente storico, ma da tempo ho paura a farmi un controllo oculistico. Da circa un mese vedo delle ragnatele, dei puntini neri che si muovono in entrambi gli occhi. Secondo lei è urgente recarmi al centro? Può essere grave per la mia vista? Ma secondo me queste si chiamano miodesopsie, volgarmente mosche volanti, che probabilmente il paziente ha sempre avuto e sono dovute un po' alla disidratazione. Se non ci sono lampi di luce, cioè è chiaro che in questo caso si guarda, si dilata la pupilla e si guarda il fondo dell'occhio e la periferia della retina per vedere se ci sono lesioni. Adesso i pazienti hanno paura a fare questo, sì. In realtà capisco che vedere un po' di puntini che si muovono, ragnatele,
può, è chiaro, se vede che peggiorano o che compaiono lampi di luce, va subito, va subito nel pronto soccorso e viene visto immediatamente senza nessun timore, senza niente, perché ci sono i percorsi e quindi attraverso i percorsi noi abbiamo la possibilità di poter andare in sicurezza e mandare i pazienti in sicurezza. Però ripeto, cioè il problema è quello che non la vedo la gravità legata solamente a delle mosche volanti, per cui se dovessero peggiorare o comparire anche i lampi di luce, allora sì, deve andare subito dal pronto soccorso dell'oculista. È più la paura andare in ospedale, mi sembra. Sì, beh, questo è di quello che parlavamo prima, è l'accoppiata proprio tra il carico dovuto al Covid e la paura dei pazienti. È esplosiva questa miscela. Assolutamente. È esplosiva per l'interruzione dei percorsi terapeutici e diagnostici. Poi vediamo anche, grazie alle diapositive che lei ci ha portato e che ha preparato, vediamo anche determinati casi e soprattutto che cosa si può fare in queste situazioni. 21.45, intanto do spazio volentieri a quest'altra telefonata. Pronto, rete 8? Pronto? Pronto, sono Alessandra. Buonasera Alessandra, da dove chiama? Buonasera, da Pescara. Prego. Allora, io per esempio ho un astigmatismo e una miopia alta, diciamo che un occhio 6,50 e l'altro 4,50. Ho avuto la vista stabilizzata per 4 anni e poi mi è aumentata di nuovo. In questo caso io che vorrei farmi un'operazione, vorrei sapere quanto è alto il rischio e se in caso devo aspettare ancora un po' di anni per far sì che la vista si stabilizzi ancora, oppure poterla fare comunque a breve, insomma. Sì, allora resti in linea Alessandra, professore. Quanti anni ha? 23 anni, solitamente stabilizzata, e quindi lei ha notato che c'è stato un peggioramento da un anno all'altro, aspetta un altro anno, se è ancora stabile a 24 anni, 25 anni si può fare tranquillamente, senza nessun tipo di problema. E il tipo di operazione cambia a seconda della gradazione? Cioè più è alta, cioè più è bassa il tipo di intervento? Ce ne sono vari di interventi per togliere la miopia e l'astigmatismo. È chiaro che il chirurgo poi, sulla base dello spessore della sua cornea, dell'astigmatismo, della curvatura della cornea, del suo cristallino e della sua miopia, e di tutto, decide quale intervento fare. In primo luogo, se fare un intervento sulla cornea o, alla sua età, se fare un intervento di chirurgia corneale o si mettere una lentina facchica dentro l'occhio. Questo dipende dalla miopia. Lei mi dice che c'ha 4, 4,50, una cosa del genere, sicuramente la chirurgia è corneale. Non è una chirurgia di lente dentro l'occhio, quindi si fa una chirurgia senza aprire l'occhio, una chirurgia corneale. Ce ne sono 3 di possibilità e l'oculista vedrà il suo occhio e deciderà se fare 1, 2 o 3. Sicuramente quella migliore per il suo occhio, che darà il massimo beneficio al suo occhio. Alessandra, altre domande per il professor Mastro? Sì, e in caso di asse un po' diverso, cioè avere un asse a 90 e 1,50 incide? No. Ok, va bene. Grazie. Buonasera. Grazie Alessandra, in bocca al lupo. Altra telefonata per il nostro ospite. Pronto alle 8? Buonasera. Buonasera. Professore, buonasera. Sono Giovanni da Pescara. 55. Buonasera Giovanni. Volevo chiedere, siccome io ho familiari, ma mia mamma e mio padre con glaucoma, quindi ogni anno sto sotto controllo per la pressione oculare. Quest'anno ho fatto la curva, però quest'anno per il fatto del Covid me l'hanno fatto con quello del soffio. In questi 8-9 anni ho avuto sempre la pressione sui 19-20, 18-20, 19-20. Quest'anno col soffio ho avuto 23-24, non di meno, in tutte e 5 le sedute. Faccio presente che c'ho una pachimetria di 620-625. In questo caso è molto alta la pressione, oppure poi volevo sapere se c'è differenza fra la misura che ho quello con il soffio e quella con il laser che ti arriva all'occhio. Sì, allora, intanto resti in linea, andiamo per ordine, professore. Quanti anni ha lei? 55. Mette delle gocce dentro l'occhio? No, fino adesso non ho fatto di terapia niente. Ha fatto un campo visivo? Il campo visivo risulta normale. Ha fatto un OCT per fibre nervose? L'OCT l'ho fatta 2-3 anni fa e andavano bene. Allora, da quello che mi dice può stare tranquillo,
perché è chiaro che va rivisto uno che ha una pressione. Allora, la differenza, il miglior strumento per prendere la pressione si chiama appranazione, è quello che si fa la lampada a fessura, dove lei poggia il mento, si mette la luce blu e l'oculista si avvicina col conetto e le piglia la pressione. Esatto. Ovviamente in questo periodo di Covid la lacrima, come diceva prima Castignani, è una delle porte che può portare. Noi mettiamo i conetti, li cambiamo ogni volta ognuno, però meno contatti si ha con strumenti e cose varie, quindi se un paziente è tranquillo tu gli fai il tonometro a soffio e poi sulla base di quello hai un orientamento. Il problema è quello che lei deve stare tranquillo è 620 di cornea, cioè 620 di cornea è tranquillissimo, non è un problema, cioè il problema quindi sono quelli che sono 500 di cornea, capisci? Più alta la pressione è la cornea, più tranquillo è il paziente. Ma i suoi genitori poi mi ha detto che c'è familiarità? Sì, io la mia mamma e mio padre, però diciamo il mio padre che ha adesso 80 anni fa terapia da quando aveva 40, perché a 40 gli avevano, 40 anni fa gli avevano trovato la pressione a 18-19, in quell'età, 40 anni fa gli mettevano le gocce, però mio padre non ha mai fatto una pachimetria, La cosa più importante è che suo padre vede, sta bene, sì, vede bene. Sì, mio padre vede. Ed sì, è possibile mamma, pure che ha 620 di cornea e che per tutta la vita ha messo le gocce a vuoto. Voglio scherzare su questo, però non è così, ne abbiamo visti tanti, da quando poi, quando è venuto fuori il fatto della pachimetria, dello spessore corneale, si è capito che un sacco di gente che aveva 600 di cornea e 19 di pressione li mettevo alle gocce, questi qui non hanno mai avuto il glaucoma e hanno messo le gocce a vuoto. Cioè io infatti ricordo mio padre all'età di 40-42 aveva a 18-19 iniziato a mettere gocce. Vabbè, può darsi, siccome la pachimetria familiare potrebbe avere come lei una cornea spessa. Comunque lei si faccia un controllo anche del campo visivo e dell'OCT per fibre ogni anno, prenda la pressione normalmente, non si preoccupi, il suo oculista sarà sicuramente in grado di consigliarla nel modo migliore. Okay. Quindi questa pressione di 22-23? No, può stare con 620 di cornea, presa col soffio, può stare tranquillo, si rifaccia un campo visivo e un OCT per fibre. Grazie. Okay. Grazie tante, gentilissimo. Arrivederci, grazie, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera a lei, il nostro amico di Pescara. Altra telefonata, tra poco devo andare in pubblicità. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera, sono Katia da Pescara. Buonasera, Katia. Posso porre una domanda al professore? È tutto suo. Grazie mille. Io 20 anni fa ho fatto il trapianto di cornea e adesso la vista non mi è tornata, quindi però mi è rimasto soltanto l'astigmatismo elevato, cioè vedo 2-3 gradi. Volevo chiederle, ma io adesso non, se volessi fare il laser all'occhio operato è possibile o no farlo? Grazie. Allora, bisogna vedere bene che tipo di astigmatismo ha lei. Sicuramente non sarà un astigmatismo regolare, essendo una cheratoplastica fatta perforante, immagino, fatta 20 anni fa, mi ha detto. Sì, quindi sì, è possibile che possa esserci un astigmatismo irregolare. Esistono delle metodiche chirurgiche per ridurre l'astigmatismo sia con laser che senza il laser. Basta che lei faccia un controllo presso un centro della cornea e praticamente poi si riesce a capire lo stato della sua cornea, lo stato della sua cornea trapiantata, che sono pure passati 20 anni, quindi va vista l'endotelio, va fatta la conta delle cellule, cioè va inquadrata quella che è la salute della sua cornea, il tipo di astigmatismo che ha, e dopodiché le possiamo dire sì, questo tipo di intervento, no, se ci sono delle problematiche diverse. Okay, però esiste la possibilità di poterlo fare, sì, ha ragione. Ok, grazie mille, buonasera professore, tanti auguri. Anche grazie. A lei. In bocca al lupo anche alla nostra grazie, amica di Pescara. Giuliola mi fa segno di sì, altra telefonata per il professor Mastro Pasqua. Pronto, Rete 8? Pronto? Deve abbassare il volume del televisore per cortesia e fare la domanda al nostro ospite. Sì, è in linea. Pronto? Sì, faccia la domanda per cortesia. Qualcuno della sua famiglia abbassi. Ecco. Sì. Sono un paziente, telefono da Vasto. Sì.
faccio. Allora, aspetti un attimo, abbassi il volume del televisore, se no non capiamo niente. Sì, sì. Ok, e faccio la domanda. Allora, telefono da Vasto. Sì. Mia moglie si è sottoposta 3 anni fa al trapianto della cornea. Però ha fatto prima la cataratta e poi il trapianto della cornea. Successivamente è tornata a visita e gli hanno consigliato, sempre nello stesso ospedale, di fare prima il trapianto della cornea e poi la cataratta. L'altro occhio naturalmente. Sì, allora, facciamo così. Un professionista che abitava nella stessa gradinata gli ha detto che era una cosa congenita, mia moglie fino adesso non si è convinta e è andato successivamente a un professionista di Vasto e gli ha consigliato il contrario, di fare prima il trapianto della cornea e poi la cataratta. No, noi siamo indecisi cosa fare, perché gli stessi professionisti, qualcuno suggerisce una cosa e qualcuno il contrario. La verità è che l'occhio operato non è costante e ogni tanto dà delle aggremiazioni e non sempre assicura la stessa visibilità. Allora, le rispondo subito. Allora, così mettiamo giù il telefono, questo signore così sente dal televisore la risposta del professor Mastropasqua. Prego, professore. Allora, se la cornea consente di vedere dietro, va fatta prima la cataratta e poi il trapiano di cornea. Quindi se ha un keratocono, va fatta prima la cataratta e poi il trapiano di cornea. Se c'è una cornea bianca che non consente di vedere dietro, va fatta insieme. Cioè a quel punto lì li fai trapiano di cornea e cataratta insieme. Questo è il protocollo che si usa normalmente. Ma se io riesco a vedere dietro, gli faccio prima la cataratta e dopo il trapianto di cornea. Chiarissimo, professore. 21:57, pubblicità. Devono pazientare i telespettatori che sono in linea. Dopo la pubblicità darò spazio a loro, tenendo presente che voglio prendermi 7-8 minuti perché voglio far vedere dei casi che ci ha portato il professor Mastropasqua e soprattutto come possono essere risolti in questi tempi di pandemia. Ci vediamo tra pochissimo. ...22:02 di nuovo in diretta a studio per l'ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata alle malattie oculari ai tempi del Covid. Ne stiamo parlando con il professor Leonardo Mastropasqua, direttore della clinica oftalmologica Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, direttore del CNAT, che è il Centro Nazionale di Alta Tecnologia in Oculistica. Ho già delle telefonate per lui, allora subito spazio ai nostri telespettatori. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera, sì, salve. Da dove Sonia, chiama, signora? Buonasera, io chiamo da Chieti. Prego. Mi chiamo Sonia e chiamo da Chieti. Intanto ho bisogno di parlare col dottore, la ringrazio. Innanzitutto, prego. Buonasera, dottore. Buonasera. Dunque, io praticamente, buonasera, nell'occhio sinistro ho sviluppato una pinguecola che purtroppo si sta ingrandendo, io vedo la differenza insomma, e mi sta andando verso praticamente la pupilla. Ora, facendo delle ricerche, io naturalmente da ignorante su internet, ho visto che addirittura se questa pinguecola si ingrandisce sempre di più mi va sulla cornea e quindi rischierei anche un trapianto e dovrei operarla. Volevo chiedere se era vero, mi devo operare, se devo aspettare che ingrandisce ancora di più, cosa devo fare, insomma, ecco. Allora, quella che va sulla cornea non è la pinguecola, ma l'opterigio. Quindi, ah, ok. L'opterigio è una cosa, è la cornea, la pinguecola è un'altra. La pinguecola e è allora una... quello, l'opterigio. L'opterigio. Sì, allora, l'opterigio se va avanti va tolto, perché non bisogna fare... Ha superato la zona tra il bianco dell'occhio e la cornea, diciamo, tra... la parte di quella è come un'ala, no? Pterigio, sì, deriva proprio da ala. La zona bianca si sta andando verso la pupilla. Sì, va tolto.
Ok, ma come si fa questa operazione? Cioè con il laser? No, 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 va tolta chirurgicamente, ma non è un problema. Chirurgicamente. Va tolta chirurgicamente, okay. E si fa un intervento dove si toglie l'opterigio, e però non è, prima si faceva che si toglieva l'opterigio, ma rifaceva sempre l'opterigio. Adesso invece sì. Si fa una sostituzione di cellule staminali davanti all'opterigio, che si prendono da un'altra parte dell'occhio, si mettono davanti sì. E non fa più la recidiva. Ah, ok, ok. Quindi, insomma, è una cosa che comunque dovrei fare a breve? Ma a breve no, perché non è che vai anche in due notti. Ma adesso stia serena sicuramente, perché poi, oltretutto, siccome non sono interventi di urgenza, in questo periodo sì. Di Covid conviene più lasciare spazio a interventi okay. Di urgenza. Ma non è che tre mesi, sei mesi, sette mesi non cambiano la vita. Non penso okay. Che ha visto un aggravarsi di mese in mese, certo. Insomma. È molto lento l'evoluzione dell'opterigio, certo. È lenta. Allora, secondo me la posso ricontattare fra un sei mesi e verrò da lei a farmi una visita. Ma può farlo dovunque, perché ovviamente sono tutti bravi e tutti in grado di poter operarla, non c'è problema, ci mancherebbe. Grazie, però io mi tira fiducia, quindi verrò da lei. Grazie alla nostra amica di Chieti. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Prima di dare spazio a quest'altra telefonata, una mail che è arrivata da una signora che chiede di restare anonima, vorrei sapere se il professore si occupa anche di problemi oculistici per neonati. Vorrei sapere il suo parere sulla retinopatia da acidemia metilmanoica con omovistinuria, omocistinuria. Vabbè. Neonato di sei mesi. Prospettive per il futuro, è un problema che può migliorare? Allora, questo tipo di patologie sono delle patologie che vanno studiate da oftalmologi pediatri, sono molto di settore, da oftalmologi pediatri che hanno la possibilità di avere dei laboratori intorno specifici su questo. Quindi in Italia ce ne sono, ce ne sono tanti, che penso che questo bambino venga seguito a Gaslini a Genova o al Bambin Gesù alla signora di Chieti. A Chieti può affidarsi ai nostri pediatri, perché è un discorso dove l'occhio è un organo bersaglio. Quindi, per esempio, noi abbiamo qui il nostro neonatologo che viene proprio da Genova, e il nostro pediatra che è molto bravo, che sono bravissimi e che possono andare a risolvere la patologia di base, perché l'organo è un organo bersaglio. E dopodiché, sulla base di quello che queste patologie creano all'occhio, poi noi lavoriamo e agiamo su questo. Si può tranquillamente fare, però deve rivolgersi al pediatra prima. Grazie professore. Spazio alle telefonate, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, da dove chiama? Buonasera a lei. Piacere, sono Franco, chiamo da Pescara. Buonasera Franco. Buonasera, una domanda al professore. Buonasera professore. Le volevo dire, io soffro di cheratocono a entrambi gli occhi in maniera accentuata all'occhio sinistro. Quanti anni ha? Io ce ne ho 47. Sì. Come, scusi? Sì, ho detto, ho capito. Sì, praticamente dall'ultima topografia corneale, che risale a 3 anni fa, era stabile a tutti e due gli occhi, ok? Devo porre questa domanda. Nell'occhio sinistro ogni tanto io vedo una lucina blu. Se mi sa, dipende dal cheratocono, questa cosa può essere qualsiasi altra cosa. Ma questa luce blu lei la vede come un lampo di luce che appare e va via? Allora, inizialmente, io le parlo di 2 anni fa, avevo dei forti mal di testa e avevo questi lampi di luce che non li ho avuti più. Adesso ogni tanto solo questa lucina blu vedo, mi appare all'occhio sinistro. Io le consiglio di farsi fare una vista della periferia della retina. Si fa dilatare la pupilla dall'oculista suo di fiducia, si fa guardare la periferia della retina e si fa escludere che ci siano delle problematiche delle retiniche periferiche. Una volta escluso quelle non ci pensi più, perché è una cosa che non dà nessun problema. Può essere un'interferenza legata al cheratocono, di una diffrazione della luce che si scompone e le dà una luce blu che è legata in quel caso alla cornea. Ma
prima di poter dire questo, escludiamo quello che può essere un problema, che secondo me non è, è però, giusto per stare più tranquilli, uno studio della periferia della retina le conviene farselo. Grazie professore, okay. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo dalla provincia di Teramo. Sì, prego. Allora, una domanda per il professore. Mio figlio attualmente è convalescente, ha fatto un intervento per il distacco di retina. Il problema è che comunque c'è una patologia di base molto importante che eviterei di citare per ovvi motivi. Detto questo, lui soffre di pluridistacchi di retina. Sì. Un intervento lo ha fatto nel mese di settembre, è stato fatto il laser ed è stato messo il silicone. Per 4 mesi il ragazzo non vedeva nulla, dopodiché è stato fatto un altro intervento e purtroppo la retina tendeva a staccarsi di nuovo e il chirurgo ha dovuto fare di nuovo il laser. Adesso stiamo attendendo un altro intervento dove il chirurgo ha proposto di fare un cerchiaggio per togliere poi successivamente il silicone e avere un'aspettativa, diciamo, risolutiva. Sì, la domanda... Detto questo, io volevo sapere se questa è l'ultima spiaggia, se comunque facendo il cerchiaggio la retina non subisce danni. No, la retina non subisce danni facendo il cerchiaggio. Mi sembra mi sembra che sia stata seguita una logica, perché succede che la retina si può ristaccare, particolarmente nei giovani, per una serie di motivi, magari avrà avuto una PVR o avrà avuto una situazione, una proliferazione vitreoretinica o una situazione del genere, quindi l'hanno messo in silicone, quando non hanno tolto il silicone la retina si è ristaccata, l'hanno rifatto ancora, hanno completato la vitrectomia, hanno rimesso il silicone dentro e adesso gli vuole fare un cerchiaggio per dall'esterno portare la retina verso il centro, cioè l'opposto di quello che fa il silicone dall'interno, che la porta verso l'esterno e quindi attacca sclera e retina. Realmente è una sequenza che io ritengo corretta, questa, e il cerchiaggio non può danneggiare la retina, può solamente aiutare la retina ad attaccarsi. Quindi va bene, la logica è questa, non posso dire altro perché non conosco il caso, però da quello che mi dice lei leggo una logica in quelli che sono i due interventi più il terzo che farà, che ha un razionale. Grazie professore. Altra telefonata, pronto rete 8? Pronto? 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 Chiamo da Montesilvano. Sì, sono buonasera. E volevo fare una domanda al professore Mastro Pasqua. Sì, prego. Professore, volevo sapere la differenza che c'è tra la maculopatia normale e quella secca e se ci sono delle terapie per quella secca. Grazie. Professore. Allora, la degenerazione maculare legata all'età, come si chiama, è purtroppo l'80% secca e il 20% umida. Perché dico purtroppo? Perché quando è umida possiamo lavorare facendo degli anti-VEGF dentro l'occhio, che sono delle punture nell'occhio, perché ci sono dei neovasi, ammazziamo i neovasi e andiamo avanti, la retina si riasciuga, magari dobbiamo ripeterla più volte queste punture, però si riesce a contrastare. Quando è secca è la retina che si brucia senza neovasi, che degenera, che si atrofizza, che si assottiglia. Si è provato, adesso stiamo lavorando dal punto di vista sperimentale su dei farmaci per cercare di arginare la maculopatia secca, ma al momento non abbiamo molte armi per contrastare la maculopatia, la degenerazione maculare legata all'età secca. Usiamo degli integratori, usiamo quello che vuole. Purtroppo ne so qualcosa. Ma purtroppo non abbiamo una terapia specifica, però
le posso dire che stanno venendo fuori dei farmaci adesso proprio per la maculopatia secca. E sono nella fase sperimentale finale, e anche per esempio dei laser che erano venuti fuori da fare dalla maculopatia secca, ma se vuole il mio parere non hanno nessun significato. Lo so, me l'hanno sconsigliato. Non hanno nessun significato. Quindi gliel'hanno sconsigliato. No, infatti non hanno nessun significato. Sono stati dei laser che hanno dato delle speranze, ma poi speranze fallite. Quindi nella secca abbiamo ancora problemi, stanno venendo fuori dei farmaci, vediamo nei prossimi mesi quello che succederà. Grazie. La ringrazio tantissimo. Buonasera, grazie, signora. Bocca al lupo alla nostra amica. Buonasera. Silvano, scrivono da Vasto, soffro di ansia e spesso quando ho un attacco di ansia più forte del solito ho qualche problema di vista che non riesco a definire. Il problema potrebbe essere legato all'ansia o potrebbe essere un problema di occhi? All'ansia. Ansia, secco. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto. Sì, buonasera. Sì. Sì, salve, professore, sono la signora Ladino, da Pescara. Buonasera. Le volevo chiedere, io sono risultata idonea a un intervento di chirurgia refrattiva e con la tecnica SMILE e volevo sapere, volevo conoscere i tempi di recupero perché io lavoro molto al computer. Ma la SMILE è una tecnica fantastica perché consente di togliere alte miopie, anche 10-12, di togliere anche astigmatismi associati, ed è una tecnica indolore. È una tecnica un pochino difficile da praticare perché è una tecnica che si fa in profondità, non si usa il laser ad eccimere ma il fento laser e si fa tutto attraverso un micro taglio di 2 mm. Quindi i tempi di recupero sono molto veloci, consideri 3, 4, 5 giorni, una settimana via. Poi piano piano recupera, magari per arrivare ai 10 decimi, magari mette pure 20 giorni, però per poter tornare a lavorare, a vedere bene, dopo 3, 4 giorni, una settimana, già insomma vede. Bene, ah, così. Perfetto, va bene. Benissimo, grazie. E non è dolorosa, è una tecnica indolore. Ah, perfetto. Questa è una cosa importante, sia prima che dopo, sia durante che dopo. E questo è importantissimo, credo. Grazie, professore, in bocca al lupo alla nostra amica di Pescara. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, professore. Buonasera. Da dove si chiama? Volevo chiedere, ho telefonato da Loretta Bruttino. Sì. Ecco, volevo chiedere, io ho fatto un intervento di cataratta all'occhio sinistro, al mio occhio sinistro, 2 anni e mezzo fa, diciamo settembre 2018, e diciamo dall'inizio, anche oggi, ho dei fastidiosissimi riflessi, diciamo laterali, e poi vedo il profilo di questo cristallino. Ecco, chiedevo se quest'occhio può essere di nuovo operato o in qualche modo si possono eliminare questo fastidio del riflesso, del profilo che io vedo, del cristallino, ecco. Professore. Non è facile rispondere, perché io dando per scontato che l'intervento sia andato molto bene, che il cristallino è centrato, questi riflessi non dovrebbero esserci, sono disfotopsie, come si chiamano, e possono essere legati alla parte periferica del cristallino. Lei li vede più la sera? No, li vedo i riflessi, li vedo, diciamo, sempre, li ho sempre. E il cristallino è ben centrato, le ha detto l'oculista, tutto a posto? Sì. L'unica cosa che si può fare... Che non si può più operare una volta fatto l'intervento, diciamo. No, bisogna capire perché vede questi riflessi, capisce? Più che operare, perché operiamo, ma sapere che cosa facciamo. Bisogna capire perché vede questi riflessi, capisce? Cioè, perché vede questi riflessi, bisogna capire. Solitamente, se il cristallino è ben centrato, è stato operato bene, tranquillo, non ha avuto problemi, questi riflessi possono essere dovuti alla periferia del cristallino, perché il cristallino artificiale è molto più sottile del cristallino naturale e ovviamente è anche più piccolo rispetto al cristallino naturale che prende tutto, e quindi dalla periferia, se ha la pupilla larga, se lei ha la pupilla larga, può percepire la luce quando entra, infrange contro questa zona di transizione e può dare questo. In quel caso si potrebbe provare con delle gocce che chiudono un po' la pupilla. Però le ripeto, questi riflessi che lei ha messo una lente multifocale, no? Una lente normale? No, assolutamente.
un cristallino normale. Sì, ok, e quindi niente, praticamente bisognerebbe può provare a mettere delle gocce che chiudono un po' la pupilla, si chiamano pilocarpina, mette una goccia di pilocarpina al pomeriggio magari e vede se migliora, perché riducendo la pupilla potrebbe migliorare perché toglie i raggi aberranti periferici. Grazie, grazie. Mi ha detto pilocarpina? Sì, sì, collino, sì, una goccia. Prova, fa un test. Grazie, okay. In bocca al lupo al nostro amico di Loreto Aprutino. Ultima telefonata della serata, pronto Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Da Chieti. Buonasera. Prego, faccio la domanda per cortesia. Allora, professore, buonasera. Buonasera, signora. Sono di glaucoma da diversi anni. Sì. Circa, e sono in terapia, circa un mese fa ho avuto dei problemi all'occhio sinistro. Sì. Vedevo tipo dei lampi e poi qualche giorno ho notato che vedevo tipo le mosche, e vedevo tutti i puntini neri. Sì, signora, finisca la domanda per cortesia che mi sta finendo il tempo. Allora, sono stata in ospedale, ho fatto dei accertamenti e sì, è stato riscontrato il distacco vitreo, sì, con il distacco retinico. Quindi si pensa forse che sotto ci sia un angioma. Sì. Questo non c'entra niente con glaucoma, ma c'entra un discorso di tipo retinico, questo che riferisce lei. Ha fatto tutti gli esami, quindi non ci sono problemi. Si faccia seguire e poi vediamo se il distacco di vitreo non si porta la retina appresso, va seguito e basta, beva molta acqua e basta. Se invece il distacco di vitreo tira sulla retina, il discorso è diverso. Grazie, grazie, in bocca al lupo alla nostra amica di Chieti. Allora, a Francesco Specchiulli in regia chiedo di farci dimostrare ai telespettatori e al professor Mastropasqua la diapositiva 5, non questa, la numero 5, che è un glaucoma iniziale e terminale. Eccolo qua. Perché partiamo da questa unica diapositiva che riusciamo a far vedere ai nostri telespettatori? Perché qual è lo spunto e il consiglio nervo ottico che possiamo dare? È il nervo ottico, vedi, questo è un glaucoma, il glaucoma è il lato silenzioso della vista. Non dà sintomi. Quindi in pratica è un problema che se un paziente non si fa seguire perché ha dei percorsi interrotti, per quello che dicevamo, le fibre, vedete come si sbianca il nervo ottico, diventa così bianco, vede il campo visivo come peggiora e quel peggioramento non lo recupera più, cioè ha perso tutto. Quindi bisogna che faccia, che il paziente venga seguito e non può affidarsi al caso, sì, però, non può affidarsi ai dadi, non può affidarsi a un dadino, sì, diciamo, questo è importante. Il consiglio e soprattutto l'opportunità che noi vogliamo così trasferire ai nostri telespettatori è che con la telemedicina, professore, chi cammina non cammina il paziente. Bravo! Noi stiamo facendo questo presso la nostra ALDR, lo stiamo lavorando sia come ALDR che come università. Stiamo andando avanti evitando di far camminare i pazienti, ma far camminare le immagini, perché in realtà noi attraverso la telemedicina riusciamo a far fare, per esempio per la retinopatia diabetica, delle foto del fondo dell'occhio nei centri diabetici, vengono mandati a noi le esaminiamo e diciamo il paziente può stare tranquillo, oppure il paziente ha bisogno di venire, quindi camminano le immagini e non cammino le persone. Io devo dare atto che questo tipo di lavoro è stato ben accettato dalla nostra regione e dalla nostra ASL e stiamo lavorando proprio sulla telemedicina per portare avanti un discorso, ripeto, dove è una delle soluzioni, certo, di avere molti meno pazienti, molte più immagini e far venire i pazienti che devono venire, non quelli che vengono inutilmente. La procedura per attivare la telemedicina, professore? La procedura è quella di avere uno strumentario che consenta di fare questo. Noi in parte ce l'abbiamo, in parte lo stiamo implementando. Ma vorrebbe magari farsi... Va al centro diabetico, si fa la foto al centro diabetico, lo mandano a noi la vediamo e diciamo stai tranquillo, vai avanti e torna indietro. Sia da noi che a Pescara non c'è problema. Questo per i pazienti diabetici. E anche per la maculopatia. Per la maculopatia ovviamente devono
E questo è l'implemento che stiamo facendo, perché per adesso siamo paesi col diabete, ma è chiaro che quando lo metti nei centri diabetici dei distretti, quando va su un territorio, perché il territorio, guardi, è fondamentale, noi abbiamo perso, la battaglia è persa dalla parte della battaglia, persa con il Covid, e per l'impreparazione, perché il territorio non era stato rafforzato, impreparazione nel senso che non era stato rafforzato, perché il territorio è fortissimo, c'è gente capacissima, ma bisogna dare gli strumenti. Questo è uno strumento che, dato sul territorio, consente agli oculisti territoriali o ai medici territoriali di poter colloquare con le hub, quindi con i punti di riferimento di alta tecnologia, e quindi far sì che il paziente abbia il massimo beneficio. Ripeto, noi facciamo viaggiare le immagini e non i pazienti, e abbiamo risolto il problema. Quindi si mette da parte la paura. Anche una cosa importante, sì, che dimenticavo, per la riabilitazione, nell'ipovisione, nei pazienti che non vedono bene, che sono praticamente hanno le maculopatie avanzate e fanno dei processi riabilitativi, noi adesso attraverso la telemedicina riusciamo a farla a casa questo, quindi gli diamo un iPad e invece di venire in ospedale a fare questi esercizi, dall'ospedale vengono gente esperta che fa questo, perché noi abbiamo il centro di riabilitazione nazionale qui da noi, riesce praticamente a riattivare questi pazienti e a farli allenare alla casa. Quindi è un altro passo avanti per far venire meno pazienti da noi e farli stare più a casa, e ripeto, far viaggiare le immagini anche terapeuticamente, quindi diagnosi e terapia. Questo periodo mi sembra un'opportunità. Ma anche dopo, ormai questo periodo sarà uno spunto per il futuro, perché adesso poi, una volta che noi abbiamo provato queste cose qui, non le abbandoniamo più, a prescindere dal Covid. Grazie al professor Leonardo Mastropasqua, direttore della clinica oftalmologica Università d'Annunzio Chieti Pescara. Grazie professore per essere grazie a voi, grazie stato a voi con noi. Posso rimettermi la mascherina? Mi autorizzo la mascherina tutta la vita. Grazie anche per essersela tolta. So che è stato un atto di fiducia, un attestato di fiducia nei miei confronti. Grazie alle persone che hanno lavorato con me stasera. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, io ringrazio come sempre per il prezioso aiuto, contributo, per il ruolo importantissimo del nostro regista Francesco Specchiuli, e altrettanto Andrea Di Fabio per la supervisione tecnica, ma il ringraziamento più grande come sempre a tutti coloro che ci seguono ogni settimana, e speriamo che saranno nuovamente sintonizzati anche giovedì prossimo con noi. Grazie Giuliola, giovedì prossimo alle 21 in diretta parleremo di dipendenza tecnologica in età evolutiva e tempi del Covid, in pratica abuso di mezzi tecnologici nei bambini e nei ragazzi. Ospite la dottoressa Chiara Mencarelli, psicologa, psicoterapeuta che gestisce lo specifico ambulatorio per la prevenzione della dipendenza tecnologica in età evolutiva della ASL di Pescara. Invece con Medicina Facile ci vediamo domenica alle 12.30 in replica alle 20, e parleremo della possibilità di fare sport, di fare attività fisica, attività motoria per tutte quelle persone che si sono dovute impiantare una protesi d'anca o una protesi di ginocchio. Consigli utili forniti dal nostro esperto, il dottor Gabriele Tavolieri, responsabile del reparto di ortopedia della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo domenica alle 12.30 e giovedì prossimo alle 21. Grazie, buonanotte.